1 maggio 1945. Joseph Goebbels si suicida insieme alla moglie Magda dopo aver tolto la vita ai 6 figli. Dopo essersi laureato in filosofia nel 1922, a 25 anni, Goebbels sente un discorso di Hitler e si iscrive al partito nazista. Comincia una carriera tutta in ascesa, che lo vede dal 1926 capo della sezione nazista di Berlino e nel 1928 deputato al Reichstag. Nel 1933 viene nominato ministro della propaganda. Controlla di fatto ogni forma di cultura in Germania, fino alla caduta del regime. Prima di suicidarsi, il 30 aprile 1945, Hitler lo nomina cancelliere del Reich, carica che ricoprirà per poco più di 24 ore. La bomba del 20 luglio 1944, destinata ad uccidere Hitler, fallisce il suo scopo. E Goebbels si innalza ad arbitro della situazione. Erano 3 anni che egli chiedeva al Führer i pieni poteri. E questa volta riesce a realizzare il suo sogno, l'olocausto di un popolo intero sull'altare della guerra totale. Al mago dell'inganno, Hitler affida i pieni poteri. Il Führer mi ha affidato il compito di commissario per la guerra totale, un gigantesco compito di riorganizzazione che io porterò a termine. La vita pubblica dovrà adattarsi in ogni suo aspetto alle necessità della guerra totale. La guerra totale deve diventare una realtà pratica. Ancora una volta Goebbels galvanizza il suo popolo. Un fucile per ogni uomo. Una missione di morte per ogni tedesco. Quando perfino la volontà di Hitler vacilla, la volontà distruttrice di Goebbels non conosce limiti. Dopo il 20 luglio del 44, questo piccolo uomo, questo fascio di nervi, tiene praticamente in pugno il Terzo Reich.